sono progetti che ci fanno in qualche modo sentire sempre più vicini alla nostra città, e sono progetti che sono pensati per i ragazzi che vanno alle scuole medie superiori, come ho detto prima, Aspettando Arezzo Wave parte ufficialmente in questi giorni, porterà un gruppo a rappresentare il mondo della scuola media superiore ad Arezzo Wave, porterà anche dei ragazzi ad avere una serie di informazioni per come si realizzano eventi, e poi abbiamo anche accennato al fatto che non solo i ragazzi delle scuole medie superiori, ma anche con Kids Wave, ragazzi dai 9 ai 13 anni avranno un'opportunità per Arezzo Wave, quindi un po' di progetti sì, abbiamo in ballo. Allora sono 15.700 studenti, ci saranno anche dei punti di riferimento in mezzo agli studenti? Sì, grazie all'ASL, alla provincia di Arezzo, al provveditorato e alla consulta studentesca, noi abbiamo messo in piedi proprio un network su tutte le scuole medie superiori con tanto di referente, ogni scuola ha un ragazzo, sono 19 punti in tutta la provincia, e quindi sarà facilissimo sapere come partecipare ad Aspettando Arezzo Wave. Tra l'altro, per l'altro progetto, quello dei ragazzini dai 9 a 13 anni, c'è la possibilità di avere questo intervento ad Arezzo. E questo valutiamo, se noi vorremmo tanto fare una festa di fine anno scolastico il 5 giugno dove suoneranno i migliori 4 gruppi bambini insomma, che arrivano da tutta Italia, e poi ci saranno anche gli altri gruppi più importanti. Quindi se riusciamo a fare ad Arezzo sarebbe bello, perché ho anche le figlioli che hanno 9, 11, 7 anni, quindi magari lo faccio anche per loro, vai, faccio una cosa di famiglia. Aspettando Arezzo Wave, ma Arezzo Wave quando ci sarà e dove sarà? Questa è la prossima puntata, la domanda. Stiamo lavorando per fare un festival bellissimo, però bisogna ancora vedere, non ultimo il posto, che non è poco, come dici certamente. La prossima puntata saremo più precisi.